Cari amici, oggi ci troviamo al Lago Matteo, sulle prime colline di Parma, e in compagnia di Andrea Trabucco e Venturini Andrea vi faremo vedere una pescata a feeder e a metodo in modo particolare, presentandovi le nuove canne e i nuovi mulinelli della stagione 2015-2016. Ora andiamo a preparare le pasture e le relative lenze. Oggi andremo a utilizzare delle canne da method feeder e in modo particolare utilizzeremo la XX Commercial Selector, abbinandola a dei pasturatori da long distance, dove noi andiamo a innescare del mais e utilizzeremo la pastura nera o verde a seconda della tipologia di pesca e della giornata. Oggi è una giornata abbastanza scura, il sole si è nascosto dietro qualche nuvola, per cui ritengo che potremmo fare anche una pesca del sottoriva, in quanto le nostre ombre non picchiano nell'acqua. Inizieremo con un margin carp, con dei pasturatori un po' più leggeri e dei pellet maggot feeder, e poi ci allungheremo con dei method da long distance. Adesso andiamo a bagnare la pastura, che in questo caso qui la utilizzeremo di colore nero a base pesce, che è la Dark Expander. È una pastura che lavora molto bene nell'acqua e ha un grandissimo potere attrattivo sui pesci, in modo particolare sulle carpe e sui carassi. Adesso andiamo a farvela vedere come bagnarla e prepararla sul nostro metodo. In questo momento, mentre stavamo preparando i nostri materiali, Andrea ha fatto subito un lancio e immediatamente una bellissima carpa specchi di circa 1,5 kg ha mangiato la sua canna. Lui sta utilizzando in questo momento qui un pellet maggot feeder che ha innescato, su cui ha innescato anche un chicchino di mais. Come vi stavo dicendo prima, utilizzeremo una pastura che si chiama Dark Expander. Io utilizzo molto spesso una pastura scura e vado in contrasto con l'esca utilizzando un chicco di mais chiaro oppure una micro boilers bianca o gialla. Adesso vi faccio vedere come bagnarla e quanta acqua aggiungere per un chilo di pastura. Come vedete, io ho messo la mia pastura all'interno del secchio. È circa un chilo. Vado ad aggiungere un pochino d'acqua, circa metà di questo magic box, in maniera che la pastura abbia tempo di assorbire tutta l'acqua. La vado leggermente a inumidire e vedete che già prende consistenza e si sta, vedete che bella, già ha una certa tenacità. Però per far sì che lei tenga molto bene sul nostro method, noi dobbiamo farla riposare e farla respirare. Questo ci vuole circa 10 minuti, un quarto d'ora. Vedete che già ha consistenza, per cui se io caricassi dentro a uno stampino sul nostro method, questa terrebbe tranquillamente. Però per avere una resa perfetta e con molta efficacia, sicuramente bisogna aspettare circa 10 minuti, un quarto d'ora, come vi dicevo. Non c'è bisogno di setacciarla, la pastura va già bene così. Un'altra pastura che ha una grandissima resa, soprattutto nei periodi estivi e primaverili, è la Green Method. La Green Method è una pastura, come vedete, molto molto chiara, di colore verde, che nell'acqua rilascia un bellissimo alone. È una pastura che a base di pesce, come tutte le pasture da method, vedrete che nell'acqua farà dei risultati incredibili. Adesso la cominciamo a bagnare. Voi non potete sentire l'aroma, ma è un aroma molto pungente a base di pesce. Vedete questa granulometria molto fine, questo colore molto, diciamo così, quasi fluorescente. Nell'acqua e dopo una bagnatura diventa leggermente un po' più scuro, ma veramente molto molto bella. Presentata con esche gialle o bianche, o addirittura arancioni, con dei micro bolles arancioni, avrà una resa perfetta. Per bagnare questa pastura c'è necessario pochissima acqua, vedete, io ne metto metà di questa vaschetta, che è una vaschetta di quelle medie, vedete proprio cosa ce n'è qui dentro, e piano piano incomincio ad agitare la pastura. Vedrete che lei già subito incomincia a prendere, a differenza di quell'altra, questa con metà dell'acqua di precedente è quasi a posto. Naturalmente, come tutte queste pasture qui, che essendo a base di farina di pesce e belle macinati, è necessario farla riposare 10 minuti o un quarto d'ora prima di utilizzarle. Ma vedete, proprio in pochissimi secondi, se io volessi usarla nel method, come quella di prima, ha già una tenuta e una consistenza perfetta. E come vi dicevo prima, se io mettessi questa pastura nell'acqua, vedete come rilascia tantissime particelle ed è molto molto veloce a lavorare, per cui sopra il method questa qui rilascerà immediatamente l'esca e il pesce potrà aggredire tranquillamente il nostro amo. Vedete, l'azione è praticamente perfetta e l'ho proprio bagnata in 20 secondi neanche. Thank you.
Naturalmente per la pesca method e per la pesca soprattutto a pellet maggot feeder l'utilizzo dei pellets, delle pellets in modo particolare a base di pesce è fondamentale. Noi abbiamo una 2 mm e una 4 mm che andremo a bagnare separatamente e vi farò vedere come bagnarli in maniera corretta per avere il massimo della resa e il massimo dell'utilizzo. In un magic box circa di medie dimensioni vado a mettere una certa quantità di pellet, quella che naturalmente mi serve per la pescata. Vedete, io ne ho utilizzata circa mezza busta per fare una pescata di circa 4 ore. Dopodiché vado ad aggiungere piano piano dell'acqua, fin tanto che il mio pellet è completamente coperto. Vedete, io adesso lo sto abbassando perché alcune particelle sono un pochino più in superficie e il mio pellet è perfetto. Adesso lo faccio riposare circa 2 minuti, in quanto utilizzo un pellet 2 mm. Se fosse stato 4 mm, il mio consiglio è 4-5 minuti per avere il massimo risultato di morbidezza e rigidità del pellet nello stesso tempo. Adesso aspettiamo 2 minuti e poi vi faccio vedere cosa fare. Vedete, sono passati circa 2 minuti e il mio pellet ha anche cambiato colore, è diventato leggermente più chiaro. Adesso vi faccio vedere una piccola soluzione molto pratica e da pescatore come far per scolare i pellet. Vedete, io ho un altro magic box che si incastra perfettamente e vedete che esce tutta l'acqua, riesco a pressare il mio pellet e automaticamente scolarlo da completamente tutta l'acqua. Finita questa operazione qui, che è un'operazione molto molto semplice, mi ritrovo con il pellet completamente asciutto, ossia che ho tolto la mia acqua, e nello stesso tempo è già pronto da mettere sul mio pasturatore. Aspetto un attimo in maniera che si rapprenda ancora un po' e poi possiamo cominciare a pescare. Adesso vi faccio vedere con che rapidità il pellet si scioglie nell'acqua. Vedete, io l'ho stretto abbastanza, lo metto nell'acqua e vedete che lui subito incomincia a perdere dell'olio e poi le microparticelle che sembrano che il pellet sia tutto attaccato incominciano a staccarsi. Questo qua serve molto da richiamo per la pesca e naturalmente i pesci vanno e colpiscono il nostro pellet. Vedete quanto rilascia, quanto olio che rilascia questo pellet. Naturalmente loro vanno a cercare di prendere queste micro parti che sono quasi intere. Circa 2 minuti e la palla che avevo fatto non c'è più niente. Io adesso naturalmente con le mani ho forzato i tempi perché i tempi della ripresa non sono quelli della pesca. E sul fondo si presenterà in questa maniera qui, per cui ogni volta che andiamo a pasturare portiamo sul fondo una certa quantità di esche, perché il pellet è proprio un'esca che il pesce ama tantissimo perché è ricca di grassi e di oli. Naturalmente per utilizzare i nostri method abbiamo bisogno dei nostri stampini fatti apposta in gomma morbida, in modo che ci permette di stampare la pastura all'interno e di lasciarla sopra il nostro pasturatore senza alterarne la collosità. Vedete, io come prima cosa cerco di mettere la mia esca sul fondo del pasturatore, dopodiché incomincio a mettere le pellets all'interno del buco centrale. Prendo il mio pasturatore, glielo appoggio sopra e con una minima pressione della mano vado a comprimere la parte sotto e la parte sopra. Vedete, con una semplicità incredibile noi abbiamo formato il nostro stampo dove all'interno c'è la nostra esca. Adesso vi faccio vedere come nell'acqua si presenterà ai pesci. Naturalmente tenete presente che con la pressione dell'acqua, nel momento in cui cade nell'acqua, che prende una botta molto importante questa palla di pastura, perché nient'altro che una palla di pastura, in questo caso di pellet, arriverà sul fondo, per cui una piccola parte si staccherà dalla superficie, ma vedrete che sarà molto molto bello pescare a method perché vi daranno dei risultati incredibili e le canne sicuramente quando si piegano è una bella soddisfazione. In questo caso invece, come Andrea sta utilizzando, questo qui è un pellet maggot feeder. Vedete che è un cestello microforato sia davanti che lateralmente, al quale all'interno andremo a mettere pastura ma soprattutto le pellets. Per la costruzione della nostra lenza con il pellet maggot feeder ho utilizzato un piccolo flow stopper, in questo caso ovale ma cilindrico, può andare bene uguale. Ho doppiato il monofilo, vedete qui c'è una piccola gassa lunga circa 15 cm e questo mi serve e mi consente che nel momento in cui io vado a combattere con il pesce non lavoro sul monofilo singolo ma sul filo doppio.
Per la nostra costruzione della lenza ho utilizzato una piccola quick change che praticamente non è nient'altro che un blocchettino in plastica ricoperto di gomma che mi dà la possibilità di cambiare l'amo molto facilmente. Naturalmente è anche molto sicura per la semplice faccenda che ha una buona battuta in gomma all'interno del pasturatore, per cui anche con dei pesci molto grossi non ci saranno mai urti del nostro monofilo all'interno del pasturatore e sulla piatta del piombo. Vedete, io poi accosto questo piccolo flow stopper nel mio pasturatore e la lenza si presenterà in questa maniera. Come amo ho usato un amo Schinken rotondo con occhiello legato con una piccola elastico dove vado ad innescare un chicco di mais, vedete, rimane molto fermo, questo si presenterà all'uscita delle pellets proprio in corrispondenza qua del mio pasturatore e le carpe potranno aspirarlo con molta facilità. Ora vi faccio vedere come riempire il pasturatore e accostare l'esca. Adesso vi faccio vedere come riempire il nostro pasturatore con le pellets. Io poso il mio pasturatore sopra la mia scatola, piano piano e con molta dolcezza spingo con il pollice le mie pellets all'interno del pasturatore. Prima che questo sia pieno completamente, accosto il mio amo e di conseguenza ripeto l'operazione, portando un altro po' di pellet nell'uscita. Vedete? Molto molto semplice. Questo quando cadrà nell'acqua si posizionerà sul fondo. Le pellets piano piano scivoleranno fuori dal mio pasturatore e l'esca si presenterà proprio in corrispondenza dell'ingresso della bocca del pasturatore, per cui le carpe potranno aggredirlo immediatamente. Questo è un innesco, adesso vi faccio vedere un altro modo molto molto produttivo e molto efficace per la pesca con il pellet feeder. Sono riuscito a convincere Andrea a pescare a feeder e non era facile perché lui la rubasienne, la canna inglese e la bolognese la ama tantissimo. Però ogni tanto con me qualche uscita a feeder la sta facendo e si sta divertendo perché è anche un bravissimo pescatore, per cui niente da dire. Adesso vi faccio vedere come stampare correttamente la pastura su questo nostro method long distance e vedete che ha delle piccole alette che trattiene la pastura, ossia fa da fermo alla pastura stessa. Naturalmente anche in questo caso ho montato un flow stopper di tenuta, vedete qui in superiore. Naturalmente il filo l'ho sempre doppiato e ho sempre la mia quick change, cioè questa piccola sistema di cambio del mio amo, molto semplice e molto facile. Adesso vi faccio vedere come stampare la pastura sopra il nostro metodo. Come ho fatto precedentemente per le pellets, metto prima il mio amo all'interno dello stampo, al centro, in modo preciso. Poi incomincio a metterci sopra la mia pastura. In questo caso qui vedete poco contrasto perché la mia pastura è di colore nero. Dopodiché io prendo il mio filo, cerco di nasconderlo più che posso all'interno del method, vado a tenere leggermente le mani qui e stampare, vedete? Perfetto. Io ho qui la mia esca sopra la pastura. Adesso vi faccio vedere come nell'acqua immediatamente questa pastura lavora e la mia esca è la prima cosa che un pesce troverà nel momento in cui si avvicinerà alla pastura. Vedete, è quasi naturale, cioè un piccolo chicco di mais che si sta coricando sul fondo. Naturalmente tutto questo alone di olio che rilascia la pastura, vedete qui in superficie, e naturalmente l'ossigeno che si stacca dalla stessa risale in superficie, per cui è grande attrattore per i pesci perché sono curiosi e sono attratti da questo olio che piano piano risale verso il fondo. Guardate che natura, guardate, adesso sta già mangiando un pesce, ho appena lanciato. C'era una piccola libellula che è ritornata così curiosa dalla mia cima rossa a mangiare. Adesso, bellissima partenza. Come dicevamo, abbiamo cambiato dalla pastura alle micro pellets da 2 mm e la pesca è cambiata completamente. Ogni lancio prendiamo un pesce. Guardate l'azione perfetta della precision.
Procommerce di 3,30 m, vedete proprio completamente piegata la punta. In abbinamento abbiamo il mulinello Maniac 5000 FD, una bellissima carpa a specchi che ha mangiato con una cattiveria incredibile. Adesso la andiamo a guadinare. Guardate come sono sane queste carpe. Guardate, non una pinna rovinata, non una squama rovinata e le bocche completamente perfette. Sembra quasi un pesce preso nel fiume. E dovreste sentire sulla canna quanto tirano. Adesso lo rilasciamo lentamente. Bellissima carpa, adesso cerchiamo di portarla sotto riva. Questi pesci qui da circa un chilo e mezzo hanno una forza che, credetemi, incredibile. Qui l'acqua è veramente molto sana perché è sorgiva da sotto. In questo lago non si possono utilizzare esche, quali begattini, in quanto siamo nelle colline di Parma, dove normalmente c'è la produzione e naturalmente la stagionatura dei prosciutti, per cui la mosca prodotta dal begatino, ossia la larva di mosca carnaria, in questo lago qui non si può mica utilizzare. Guardate che bellissimo esemplare, una carpa regina da circa 800 grammi un chilo, sanissimo, guardate le pinne, non ha niente a che fare con le carpe dei laghetti. Adesso la rilasciamo con calma. In questo lago la presenza di carpe, carassi, ma soprattutto carpe, è notevole. Sono più o meno a tutte le altezze, sono pesci che variano dal mezzo chilo ai 3-4 kg. Non è un lago da gara perché è un lago per la pesca sportiva molto semplice, dove il pesce viene preso e naturalmente rilasciato. E noi qui ci si diverte tantissimo, si fa dei piccoli raduni a 7, 10, 15 persone a fare delle garette così, tanto per passare qualche ora. Ma nel contesto di Parma è molto apprezzato perché, uno, l'ambiente è molto bello perché nelle prime colline di Parma, secondo, immerso nel verde, per cui se uno vuole passare qualche ora nella totale tranquillità ne vale veramente la pena. E naturalmente una buona canna in mano, un pochino di pastura, un pochino di mais o magari qualche esca, si passa delle giornate fantastiche a prendere anche 30-40 pesci con molta facilità. Il bello di questo laghetto qui è che anche i non esperti che vogliono passare qualche ora, dei pesci li prendono pescando con le canne fisse sotto riva, così si possono divertire tranquillamente. Il lago è aperto tutti i giorni, per cui, escluso il mercoledì, venite a farci un salto, secondo me ne vale la pena. Bella Andrea, anch'io. Guardate, adesso i pesci sono entrati, abbiamo due pesci in contemporanea. Abbiamo cominciato entrambi con la pastura nera, e adesso abbiamo girato con le pellets. Come esca sempre un chicco di mais, adesso vedete, i pesci si stanno quasi incrociando, anzi, se non si sono già incrociati. Naturalmente una vivacità di questi pesci è incredibile, anche se non è di taglia grossissima. A me, nel momento in cui ho tirato il pesce sotto riva, mi si è slamato, mentre Andrea ce l'ha ancora in canna. Carpa da circa un chilo e mezzo, veramente, veramente molto combattive. Andrea voleva provare un nuovo pastoratore, che è un pastoratore galleggiante, e entrambi, caricandolo con le micro pellets e innescando un piccolo pezzetto di pane, è una cosa divertentissima. Questa è la tecnica del floating feeder, vedete, il pastoratore è bloccato con due semplici float stopper, poi c'è un finale di circa 1,20 m, 1,30 m di monofilo, in cui andiamo a innescare un pezzettino di pane. Vedete, la lenza molto semplice, è un incrocio tra la pesca con il pasturatore
perché naturalmente mentre noi stiamo pescando stiamo anche pasturando con le pellets in superficie, e la pesca è con il galleggiante, vedete? Questa è la combinazione del floating feeder, lo si carica con delle pellets o con della pastura, il pasturatore si posiziona in superficie e naturalmente rilascia la nostra pastura. I pesci naturalmente risalgono dal fondo e vengono a mangiare su. Noi utilizziamo un piccolo fiocchettino di pane, ma si può usare anche un chicco di mais o una pellet tipo da 6 mm. Vedete, il montaggio di questo pastoratore è molto semplice. Utilizzo una girella con una perlina e sul nostro filo ho due piccoli float stopper. Questi mi impediscono che il pasturatore vada troppo in alto o troppo in basso verso il nostro rame. C'è una girella dove vado ad attaccare il mio moschettone e naturalmente il mio pasturatore lo posizionerò all'interno della scatola pressandogli dentro i miei pellet. Adesso vi faccio vedere come fare. Come in precedenza, io poso il pasturatore all'interno della mia scatola e piano piano con l'indice o col pollice andate a riempire e pressare leggermente le pellets all'interno del pasturatore. Vedete, queste si presenteranno molto compatte e questi fori posti intorno al pasturatore permetteranno di prendere acqua e una volta che questo si posizionerà nell'acqua scaricherà lentamente verso il fondo le nostre pellet. È come pescare con il galleggiante, vedete? Ecco fatto! Il pesce ha mangiato con una velocità incredibile perché è attirato dalle pellet che stavano scendendo verso il fondo e l'ha mangiata proprio come su un galleggiante normale, perché naturalmente il pasturatore è fuori dall'acqua. È una pesca molto molto divertente ed estate penso che sia una cosa che per passare qualche ora può far divertire tutti. Vedete la mia canna come è piegata, e questo deve essere anche un bel pesce. Questi pesci qui, come vi dicevo, sono veramente molto combattivi, non si fanno prendere così facilmente, in quanto hanno quest'acqua qui che è veramente molto buona e non vogliono saperne di avvicinarsi a riva. Vedete che bellissima esemplare, sarà circa 2,5 kg, naturalmente è sempre una carpa regina. Che bellissimo esemplare, guardate che bellissima coda, ci ha fatto divertire. Adesso li lasciamo con molta cura. Con questa pesca è molto facile prendere gli amur, che naturalmente sono i pesci che in questo lago girano prettamente in superficie. È un bellissimo pesce, ha circa 2 kg, è molto impegnativo da guadinare perché le amur hanno una forza micidiale. Guardate che bellissima livrea. Oh. Guardate, non è mai domo. Questa tecnica è perfetta in questo lago e soprattutto in questa stagione. Naturalmente la pesca in superficie è una pesca che a molti turisti magari non può piacere, perché naturalmente non ha niente a che fare con il feeder, ma per passare qualche ora di divertimento è assolutamente molto molto bello. Guardate che bellissimo amur, guardate che colore dorato. In questo momento qui Andrea sta guadinando un pesce con la nostra Selector, nuovo modello del 2015-2016, canna molto fine, molto rapida, bella sia da pescare col method sia da pescare con cage o eventualmente open end. È una canna molto polivalente, Selector XS Steel Water, una canna valida sia da method che da cage o eventualmente open end. Gli ami che abbiamo utilizzato per la pescata di oggi sono Hisashi e Shinken. Gli Hisashi in due modelli, nella serie P1039 e P1003. La serie di P1039 è una serie con un filo molto più sottile, mentre la serie P1003 è un amo con un filo leggermente più grande, per cui per pesci un po' più grossi. Poi quando ci siamo, abbiamo cambiato tecnica e siamo andati in superficie, abbiamo cercato di pescare con il feeder floating, abbiamo utilizzato la serie Shinken, un amo ancora più sottile rispetto all'Hisashi 10039, che è la serie 53-285. Questo qui è un amo molto molto bello, rotondo, con veramente una punta affilata chimicamente. Tutti gli ami sono ami giapponesi, grandi prestazioni, grande qualità, grandi risultati. Indispensabile per la pesca con il feeder è il Fast Change Bead, che è praticamente un piccolo gancio che ci permette di cambiare velocemente il nostro finale e nello stesso tempo salvaguardare il nostro monofilo della canna dalle incursioni del nostro pasturatore che picchia sul nodo.
Idem il Quick Stop Champion, che sono dei piccoli chiodini che si utilizzano nell'inserimento di esche come pellet, microboiles, mais. Questi si uniscono al nostro finale prima del montaggio dell'amo con nodo non nodo. Questo ci consente di inserire una nostra esca in prossimità al nostro amo e mantenerla salda allo stesso. Per la costruzione dei nostri finali vi consiglio due monofili veramente molto validi e con grande tenuta al nodo. Uno è l'XPS Match Strong Extra Strong, che è un monofilo ceramizzato che è veramente molto forte sia alla trazione sia al nodo. Mentre se si vuole dare la massima della trasparenza e inganno alla nostra esca, consiglio l'XPS Fluorocarbon, anche lui un filo molto morbido fluorocarbon che è totalmente trasparente in acqua. Naturalmente per il montaggio di micro ring con bande di gomma oppure i nostri piccoli chiodini Quick Stop ve li consiglio, entrambi sono perfetti. Questo è il montaggio che andremo a utilizzare per la pesca con il Method. Abbiamo utilizzato un amo Hisashi al quale abbiamo fatto un nodo non nodo ed applicato un Quick Stop di colore giallo perché andremo a utilizzare il mais. All'interno della scatola però ci sono anche altre colorazioni che possono essere il neutro ed il rosso da utilizzare con delle esche appropriate. Adesso vi faremo vedere come innescare il mais su questa montatura. Per fare questo innesco c'è necessità di un ago. Questo è un ago da boilies che abbiamo inserito nel nostro Quick Stop. Adesso vi farò vedere due inneschi, uno col mais in verticale e uno col mais in orizzontale. Vedete, io ho innescato il nostro mais e il Quick Stop fa da tenuta al nostro mais. Questo si presenterà sul fondo e nel momento in cui la carpa o qualsiasi altro pesce andrà a spirare, la prima cosa che troverà a piantarsi in bocca sarà il nostro amo. Un altro innesco perfetto è questo qua, con il mais che si posiziona orizzontale in battuta al nostro Quick Stop. Vedete, il chicco di mais è praticamente all'estremità e questo va in battuta. Qui in questo modo possiamo mettere anche due chicchi e sicuramente il nostro innesco sarà molto più voluminoso e molto più attrattivo per i pesci di grossa taglia. E questo è il risultato con due chicchi di mais, per cui per pesci grossi un innesco di questo genere può essere molto molto valido. Bellissima giornata di pesca, le attrezzature le abbiamo fatte vedere, abbiamo trovato tantissimi pesci, ci siamo anche divertiti. Il lago ospita tantissimi pesci, venite a fare delle pescate in questo lago perché vi divertirete e naturalmente utilizzate i nostri prodotti. Piccolo consiglio, quando fate queste pescate che non sono gare, che non sono così solo per diletto, non utilizzate la nassa e abbiate cura dei pesci perché è la cosa più importante. I pesci vanno rispettati, così tutte le volte che andiamo a pescare potremo ritrovare le nostre acque. Grazie per l'ascolto. Oh.